Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa puntata di Business Leader. Le sfide geopolitiche ed economiche mondiali in questo momento sono davvero molte, lo sono sempre state, ma forse adesso certi argomenti ci attirano più del solito. Basti semplicemente ricordare l'epidemia cinese del coronavirus che sta mettendo a dura prova gli equilibri economici mondiali. Nonostante le emergenze e le criticità a livello mondiale, però fare impresa a livello globale oggi è un imperativo. I confini domestici non bastano più e oggi proveremo a fare in poco più di 20 minuti un giro nel mondo per capire cosa ci aspetta in questo 2020 e cosa devono aspettarsi le imprese che sfidano i rischi, colgono le opportunità e diversificano al meglio il proprio business, partendo proprio da questo cigno nero che si è palesato in questo inizio d'anno. Abbiamo il piacere di ospitare per fare questa perlustrazione mondiale Paolo Magri, che salutiamo, buongiorno e bentrovato. Grazie, buongiorno. Vicepresidente esecutivo e direttore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, l'ISPI, ma ha moltissima esperienza, se vogliamo, anche in campo diplomatico, mi verrebbe da dire. È docente di relazioni internazionali all'Università Bocconi, è stato funzionario presso il Segretariato delle Nazioni Unite a New York e anche direttore delle relazioni internazionali alla Bocconi di Milano, ma qua occorrerebbe fare veramente un biglietto da visita molto complesso. Quello da cui vogliamo partire, dottor Magri, intanto è, a beneficio dei nostri ascoltatori, fare il biglietto da visita dell'ISPI. Perché è così importante il vostro contributo per gli organismi nazionali ed internazionali, per i politici che vi chiamano, ma anche per le imprese? Per aiutare un po' a collegare i punti di un mondo sempre più disordinato. L'ISPI fa sia incontri che briefing, che approfondimenti, che pubblicazioni online, che corsi ai pubblici più vari, ma ha sempre mantenuto un'attenzione particolare proprio al mondo delle imprese, perché l'ISPI nasce su volontà, 90 anni fa, 85 anni fa, su volontà di Pirelli all'epoca, che voleva che le imprese italiane avessero una bussola per muoversi nel mondo. All'epoca c'era l'autarchia, quindi le esportazioni e gli investimenti all'estero non erano il tema centrale, ma Pirelli vedeva lontano e diceva le imprese devono sapere dove andare, cosa fare, come cambia il mondo. Questo non è l'unica attività dell'ISPI di oggi, ma è rimasta. Questo è il motivo per cui oggi abbiamo voluto interpellarla, proprio per approfondire il tema del cosiddetto rischio paese. Lo dicevamo prima, sappiamo quanto sia importante sicuramente essere cittadini globali, cercare ed approfittare delle opportunità offerte dai paesi che non sono il nostro, crescere grazie anche a culture diverse, però noi oggi ci metteremo dalla parte di chi fa impresa e che deve valutare molti aspetti dell'iniziativa imprenditoriale, dove la si forma, dove la si avvia, ma anche come e dove la si sviluppa e quindi quali sono i passi che deve muovere l'imprenditore nella conoscenza delle aree che vuole conquistare, con tutte le problematicità che viviamo in questo momento. Allora vorrei partire, dottor Magri, proprio facendoci aiutare anche da qualche scheda grafica, da quello che ci ha lasciato in eredità il 2019. Già è partito con il botto il 2020, ma venivamo da un anno abbastanza complesso. Abbiamo una carrellata di temi che hanno contrassegnato l'anno che ci ha lasciato e qui evochiamo appunto molte aree del mondo che vivono attualmente una situazione sicuramente problematica e sono molte situazioni che peraltro non hanno neanche delle soluzioni in vista. Citiamo la Siria, dove peraltro in questo periodo si parla molto dell'emergenza soprattutto umanitaria che sta contrassegnando quest'area, l'Afghanistan, gli Stati Uniti, poi faremo un focus delle sue relazioni con la Cina, la Corea del Nord, le proteste di Hong Kong, UK, Brexit, ormai a quanto pare problema più o meno chiarito in questo anno di transizione che vivremo, e l'Europa al voto, faremo poi un focus anche su questo. Quali sono le situazioni più difficili che lo scorso anno si sono manifestate, dottor Magri? Tra queste elencate. Beh, la Siria continua ad essere una situazione difficile, nonostante la parvenza di Pax russo-turca, che è stata in questo momento i russi e i turchi si stanno sparando e ci sono 700.000 profughi a Idlib che si aggiungono a tutti gli altri profughi. Poi lo scorso anno a queste domande, queste erano le domande del 2019, in alcuni casi sono date risposte vere. In altre case non risposte o rilanci. Quella sulla tregua commerciale Cina-USA è apparentemente una riduzione di escalation, una tregua appunto, ma dovremo vedere come e quando questa si implementerà. La Cina che compra 200 miliardi in più di beni americani in un momento di crollo dei consumi è una cosa difficile e soprattutto quanto c'entra la tregua, quanto c'entra il commercio con la vera questione che è la sfida
cinese e tecnologica cinese-americana. E questa, chiunque sia la Casa Bianca, rimarrà è una potenza egemone, proprietà e il fatto che c'è una potenza che sfida apertamente economicamente gli Stati Uniti. Questo è il tema. Infatti, peraltro, adesso faccio questo inciso, poi continueremo la nostra carrellata. Il vostro ultimo rapporto, appunto l'ultimo rapporto di ISPI, analizza con grande dettaglio proprio la questione di questo nuovo ruolo che la Cina vuole ricavarsi come competitore alla pari nei confronti degli Stati Uniti. Ormai i tempi sono maturi, ritiene questa potenza per poter essere considerato tale. E questo è il tema appunto di un rapporto che lo scorso anno, noi abbiamo sempre dei titoli non particolarmente solari, lo scorso anno si chiamava La fine di un mondo e il mondo che finiva era appunto, è quello appunto dell'America che fa lo sceriffo del mondo, che ha il primato in tutti i settori economici, che è la potenza di riferimento. Quello di quest'anno si chiama lavoro in corso perché non è certo la Cina di oggi col coronavirus il nuovo attore primario del mondo, ma saremo in una lunga fase di transizione in cui c'è un po' di uno, un po' dell'altro, magari anche un po' di Russia, sperabilmente anche un po' di Europa. Il risultato è un gran disordine. Quando muore un papa se ne fa un altro, magari servono un po' di fumate per avere un nuovo papa. Quando muore un ordine mondiale o si incrina, non è che immediatamente se ne crea un altro subito dopo. C'è una terra di mezzo, un periodo fatto anche di disordini. Disordine nel senso che non si capisce chi ha l'ultima parola, chi che comanda, e questo è un tema che tocca anche le imprese. Beh, in realtà anche quell'ambiente, quello del Vaticano, vive tempi strani perché abbiamo anche Erano il due papi. Papa, No, esattamente, quindi però anche da lì forse qualche segnale di quello che sta no, succedendo è vero. dovremmo notarlo. Però uno è emerito, Esatto. mentre non credo che gli americani accetterebbero di fare la superpotenza emerita. Esatto. Continuando appunto nella nostra carrellata dove siamo rimasti, appunto Corea del Nord, UK, Europa al Su voto. UK, lei ha detto poco fa, almeno lì si è capito la fase zero, cioè si è capito che vogliono essere fuori. Lo scorso anno la domanda era fuori o dentro. Vogliono essere fuori, ma non si è capito ancora la cosa più importante, come. E qui c'è il tema dell'accordo commerciale, del nuovo accordo con l'Europa. E questo sarà molto, mi porto già al 2020, uno dei temi dell'anno. Cioè, noi vivremo quest'anno nei momenti chiave, le tribolazioni quando l'accordo dovrà essere, scadrà a dicembre, la fase di transizione. Quindi dovrebbe esserci un accordo commerciale entro dicembre, che non si è mai verificato, persino l'accordo col Canada. Europa-Canada, che non avveniva dopo un divorzio, era un corteggiamento, ci ha tenuto 3 anni. Qui stiamo parlando di due coniugi, questi due, l'Europa e la Gran Bretagna, che se ne sono dette di tutti, sono arrivati Esatto, non al sono mai amati, divorzio, certo. non si sono mai amati, è sempre stato un matrimonio di interesse. Hanno deciso di divorziare, cacciandosi le dita negli occhi, e adesso dovrebbero in un solo anno trovare le regole per gestire i figli. Nei prossimi anni, chiunque sia passato da esperienze di questo tipo sa che è una wishful Assolutamente, thinking. bisognerà vedere chi pagherà l'assegno di mantenimento, appunto, più Che è uno dei rilevante. temi, non è l'unico. Sull'Europa ci andiamo dopo, adesso vediamo sul 2020 che cosa Questo. possiamo analizzare. Beh, questa è un'immagine appunto che viene richiamata molto spesso, soprattutto sui mercati finanziari, quando si verifica una circostanza del tutto inattesa, i cosiddetti worst case scenario, no? Sono dottor Maghi. Questo cigno nero del 2020 è stato il coronavirus, come abbiamo detto, con tutte le problematiche legate anche alle comunicazioni che dal continente cinese, che dall'area appunto cinese continuano ad arrivare, che rappresentano il grande problema, tale per cui si fa fatica ad intravedere il possibile picco in arrivo di questa epidemia, ma il tema grande è l'impatto economico. Qui abbiamo le elaborazioni che sono state rilasciate qualche tempo fa da S&P Global Rating e anche varie banche d'affari che provano a quantificare l'impatto in termini di PIL di questa emergenza. Sicuramente saranno delle stime molto prudenziali, ma al momento che quadro sta emergendo dal punto di vista Un economico? quadro che non conosciamo e questo è un elemento di incertezza, perché se questa emergenza fosse simile alla SARS, il che vuol dire che abbiamo ancora 1 o 2 mesi e poi un declino, anche se i numeri sono più alti, lo sappiamo. Sappiamo, guardando a quell'esperienza, che però non è paragonabile perché era tutto diverso il mondo, che ci può essere un rallentamento di qualche punto decimale e poi un rebound, una ricrescita. Se invece quello che succede,
guardi, senza fare calcoli normali, noi siamo abituati, quando abbiamo i dati dell'economia americana, alcune volte arrivano questi dati e vediamo che c'è un sotto le attese, e poi ci spiegano che sono sotto le attese perché per 3 giorni in Colorado c'era una bufera di neve e non si è consumato e non si è prodotto. Ecco, qui stiamo parlando di un paese che ha fermato la fabbrica del mondo, che ha chiuso le fabbriche del mondo. Quindi, se queste fabbriche del mondo sono chiuse per un periodo limitato, avremo la chiusura e poi un rebound. Se questo dovesse protrarsi un po' di più, ma non lo sappiamo, per questo dico le stime possono andare da alcuni decimali ad alcuni punti percentuali. La differenza sui decimali e punti percentuali vuol dire che per la Cina si apre un problema enorme, se sono punti percentuali, perché per il partito, perché tiene insieme un paese con garanzia di crescita, se improvvisamente, non è la decrescita programmata, che noi non abbiamo mai capito come, dal vertice del partito che dice quest'anno non vogliamo più il 7, vogliamo il 5,6, il 5,4. No, se passo dal 5,6 al 3 è un problema. E anche per noi è un problema, perché qualche punto decimale di crescita che si trasferisce sul commercio internazionale fa la differenza per l'Italia fra recessione o crescita asfittica. E noi siamo il paese del mondo sempre in quella situazione. Quindi noi, guardando questa situazione, diciamo, l'Italia quest'anno sarà in recessione o sarà più 0,3. Molto dipende da questa vicenda di cui stiamo parlando. Certo, Lo vediamo qui a secondo Milano, Piazza del Duomo a pochi metri. Piazza del Duomo, io ci passo tutte le mattine. È da 2 settimane molto più vuota del solito, perché in questo periodo c'era l'anno solo, il Diciamo Capodanno sì, erano i però. cinesi che facevano, ci sono un po' di arabi, ma Quindi per quanto peraltro adesso so che questo non è esattamente il suo terreno di competenza, la borsa continui a volare mostrandosi totalmente disinteressata, almeno al momento o almeno in questo certe sono giornate 10 anni rispetto a che noi questo. vediamo, cioè in questi 10 anni è successo di tutto. Sono 10 anni che, salvo in un paio di momenti, legati tra l'altro soprattutto al rischio di aumento dei tassi americani, che la borsa scommette solo sui tassi di interesse bassi. E siccome questa notizia paradossalmente potrebbe ulteriormente protrarre i tassi di interesse bassi, la borsa, che va sulla sua strada, fino ad ora sembra scommettere sulla good news per la borsa, cioè chi alza i tassi, la Cina non li alzerà di sicuro, l'America No, anzi, hanno fatto altre iniziative di stimolo monetario proprio per fronteggiare al momento l'emergenza e quindi continuare a sostenere l'economia. Nonostante tutto quello che abbiamo detto, che ci siamo portati in eredità dal 2019, nonostante come siamo partiti in questo 2020 con alcune situazioni problematiche, non abbiamo citato peraltro la crisi di inizio anno fra Stati Uniti ed Iran che si è chiusa pure in un batter d'occhio, per ora, lei per dice per ora. ora abbiamo visto solamente la punta dell'iceberg. Per quale motivo? No, la punta dell'iceberg non è riferito spero ardentemente, al cigno nero, al coronavirus. Speriamo di aver visto buona parte dell'iceberg, che vorrebbe dire che entriamo nello scenario breve periodo e poi tutto torna decentemente. La punta dell'iceberg si riferisce a tanti altri temi, cioè in particolare guardando il 2020, il messaggio è: non guardiamo le elezioni americane come se fossero l'evento del secolo per l'America, pensando che se Trump perdesse cambierebbe tutto. Perché quello che abbiamo visto, perché Trump è la punta dell'iceberg di un'America ferita, indebolita, un'America bianca, un'America di blue collar che non c'è più, globalizzazione, eccetera. E comunque Trump rappresenta, la guerra commerciale di Trump rappresenta, lo diceva lei prima, la punta dell'iceberg di un confronto fra una superpotenza con qualche difficoltà in più e una potenza sfidante. Quell'immagine che si vede nello slide in questo momento, cioè il confronto fra due potenze che stanno arrivando economicamente, non ancora militarmente, a un semipareggio. È la prima volta che noi vediamo un confronto. No, l'abbiamo visto fra Germania e Gran Bretagna, fra America e Gran Bretagna nel secolo scorso. In un caso c'è stata la prima guerra mondiale, in un caso c'è stata addirittura le relazioni privilegiate. America, Stati Uniti e Gran Bretagna hanno sempre avuto un rapporto virtuoso. Quindi il punto di domanda sotto l'iceberg è che c'è questa tensione, e per ora di questa tensione vediamo le guerre commerciali. Storicamente abbiamo visto anche vere e proprie guerre, quando uno sfida e l'altro sfidato. Ma questo rimarrà. Se anche al posto di Trump andasse un altro candidato, il confronto America-Cina, che era impensabile 20 anni fa, 20 anni fa era impensabile, è un confronto che c'è, che esiste, che rimarrà. E questo
comporterà una qualcuno parla di bipolarismo, di nuova guerra fredda, di G2 se loro si mettono d'accordo, di guerra fredda se non si mettono d'accordo. Tutto possibile, non lo sappiamo, noi ci troveremo in mezzo, sia a un G2, che vuol dire che decidono loro, sia a un confronto, cioè una guerra fredda. È chiaro che l'Europa, e l'Italia ancor più come piccola potenza, è in mezzo a un clima che è deteriorato rispetto al passato. Esatto, allora andando proprio a questo, dottor Magri, lei che ne incontra moltissime di imprese, qualcuna magari ha, continua ad avere una dimensione sul nostro territorio ancora prevalente, ma ormai si spinge sempre di più affinché internazionalizzino. Quali sono le domande più ricorrenti che le fanno rispetto a questo contesto internazionale così complesso? Adesso non voglio neanche definire complicato, è il figlio dei nostri tempi e quindi è certamente un mondo complicato quello da gestire. Per qualcuno si vede sempre il bicchiere mezzo pieno, qualcuno invece affronta con difficoltà questi scenari complicati, ma le domande più ricorrenti che gli imprenditori che continuano a guardare ancora i mercati internazionali come sbocco inevitabile, che cosa le chiedono? Da che cosa sono prevalentemente preoccupati? Beh, da due questioni molto semplici. Se vendo, che non mi paghino, o che io debba investire per avviare un canale Questa è una distributivo, faccia del rischio paese. Vado in un paese dove se porto nel i miei paese. prodotti e il paese non mi paga, certo. E non mi pagano vuol dire tante cose, vuol dire che c'è una svalutazione così forte della valuta, per cui anche se volessero non sono più in grado di pagarmi, perché devo pagare 4 volte il bene che ho venduto. Non mi pagano vuol dire che il paese entra in una fase di insolvenza. È il solito rischio paese che conoscevamo, cioè qual era il rischio paese degli decenni precedenti? E andare in un paese e vendere dei beni e poi succedeva qualcosa in quel paese. Oppure andare addirittura a delocalizzare, il rischio paese era un colpo di Stato, in quel paese nazionalizzavano, chi aveva investito in Libia, ecco, nelle varie fasi della Libia e perdevi tutto. Qual è la novità? Le domande sono le stesse, mi pagheranno, mi lasceranno produrre, mi lasceranno, cambieranno le normative, potrò portare gli utili fuori, eccetera. Qual è la differenza se le domande sono le stesse? È che siccome tutti si sono internazionalizzati e il commercio, l'export è stato l'unico driver Eh di sì, che crescita per il nostro paese negli ultimi anni. continua poi tutto sommato E anche ad avere un saldo importante, insomma. assolutamente, chi è cresciuto perché esportava in consumi calanti all'interno del paese. E lì qual è il punto? Che devo andare sempre più lontano. Cioè, mentre prima, cioè, se pensa, i nostri nonni già internazionalizzavi se andavi in Europa, adesso è il mercato domestico. Ma anche lì, ecco il rischio, la Brexit è mercato domestico che potrebbe non essere più mercato domestico e la Brexit ha un suo peso nel nostro export. E poi devo andare fuori, prima fuori voleva dire il Mediterraneo che adesso è off limit perché fra guerre, rivoluzioni, proteste di piazza, conflitti veri e propri, cioè devi andare, cioè, le opportunità ci sono, le Filippine, la Thailandia, la Colombia, paesi che non si conoscono, paesi dove non c'è nessun tipo di storico nel settore industriale. Quindi le domande sono quanto è stabile il paese? E lì quanto è stabile il paese? Vede, lei pensi alle proteste degli ultimi mesi. Cioè, un Venezuela che fosse instabile uno poteva immaginarselo, tutti i regimi a un certo punto sono sempre stabilissimi, poi diventano instabili. Ma ci sono paesi che sono stati attraversati dalle proteste che vanno dal Cile fino a Hong Kong, passando per Libano, Algeria, Iraq, Turchia, Bolivia. E questo è un elemento nuovo. Cioè, poi su questo, e quindi le aziende hanno bisogno di capirne di più. Quando c'è delocalizzazione è molto più serio, e le aziende italiane che delocalizzano sono pochissime, perché le dimensioni sono limitate delle nostre aziende. Certo. Quindi il tema per le aziende italiane per l'80-90, per il 90% è export. Export, E certo. sull'export ci sono strumenti per informarsi, perché non so, la SACE, per esempio, che se tu non puoi avere copertura sul rischio dell'export vuol dire che il paese è fuori dalla lista dei paesi accettati. L'ISPI stesso è, noi abbiamo tutto un filone per le imprese in cui facciamo briefing, incontri, breakfast con operatori che Ogni hanno già tanto ci sono operato. anche le cosiddette missioni di sistema delle paese Sì, che forse adesso sono un po' le missioni di meno sistema no, frequenti. Ci sono? però le missioni di sistema sono in genere su grandi paesi, cioè quindi
o paesi con grandi prospettive, Cina, l'India, in genere su quei paesi che bisogna guardare come un po' no, meno battuti, non iniziano con la L'Africa, missione del sì. paese. E poi c'è l'Africa, ecco, andiamo all'Africa. L'Africa è un grande dilemma in questo momento per le imprese, perché da un lato non può che crescere, insomma, è un continente grande, tre volte l'Europa, che produce il 3% della ricchezza mondiale. E anche perché tutti gli altri sono cresciuti nel frattempo, cioè i tassi di crescita sono maturi. La Cina di 20 anni fa era come l'Africa di adesso, ma la Cina non è che può continuare a crescere al 15%, quindi lì c'è però l'opportunità. E ci sono anche dei segnali molto positivi: ci sono alcuni paesi africani che ogni anno sono nei top 10 dei paesi con più alta crescita, però lì l'elemento rischio è molto forte. Non parlo di quello che noi leggiamo sui giornali, le crisi periodiche, la Repubblica Centro del Congo, la Somalia, questi sono. Parlo di paesi che hanno tendenze complicate, i leader che non vogliono lasciare il governo, quindi dopo 2 anni di mandato, il terzo mandatismo si chiama, rimangono, direbbero Sanremo, rimangono per il terzo mandato e poi da lì inizia l'opposizione, i conflitti, baruffe. E ci sono paesi che ancora non riescono a liberarsi di leader che sono al potere da 20 anni, prima non democraticamente, poi fintamente democratico. Quindi è un sistema che, un paese che ha grandi opportunità, Esatto, ma che che però hanno bisogno di spiegarsi nel lunghissimo termine qua veramente alcuni anche il paesi sì, concetto quindi non si può parlare di temporale. Africa, Ah, come proprio non si quello. poteva parlare di Esatto. emergenti, bisogna selezionare, farsi guidare. C'è un interesse fortissimo sull'Africa, eh. Concludiamo con un microscopico focus, perché più tempo non abbiamo, dedicato appunto al continente europeo, per tutte quelle aziende che oltre questo confine non vogliono andare, ma qua non è che non abbiamo i nostri problemi, perché ne abbiamo e anche qua sono, come dire, instabilità dal punto di vista di governo per la loro durata, difficoltà per molti paesi a formarne una volta che si è votato. Qua che tipo di pagella possiamo dare per il continente europeo, per la modalità che lo viviamo in Beh, questo qui momento? dobbiamo distinguere l'interesse di breve dell'impresa all'analisi di lungo. Sull'interesse di breve di un'impresa, in Europa il dubbio in questo momento è la Gran Bretagna, poi il resto è mercato interno, c'è per buona parte una valuta, l'euro, la nostra Certo. valuta, quindi non c'è problema. Se le imprese ragionano come noi cittadini ragioniamo e ragionano sulle prospettive nostre, questo tema dei governi è un tema importante, perché noi siamo sempre più in confronto, torniamo al tema della fine di un mondo, quel mondo che sta un po' finendo, il mondo dell'America, ma è anche il nostro, il mondo dell'Occidente. Quel mondo, questo nostro mondo si confronta in questo momento con dei regimi di varia natura, Russia, Cina, Turchia, questi paesi, che hanno lì della vita e stabilità incredibile finché non crollano. E noi abbiamo, questa slide mostra, per tanti motivi che ora non possiamo citare, una situazione in cui la durata media di un governo da noi è 2 anni e 2, dice, beh, per l'Italia è tanto, di solito da noi Sì. uno, Perfetto. ma ci impieghiamo 7 mesi in media nei paesi europei a creare un governo. E questo purtroppo non è esattamente un tema vincente per un'impresa, anche quella che vuole rimanere qua ha un grosso problema di instabilità dei governi perché non riesce a fare il più piccolo piano di sviluppo. Dottor Magri, purtroppo non possiamo andare oltre, ma magari ci teniamo questa slide sull'Europa per le questioni di casa nostra perché varrà la pena forse approfondire prossimamente proprio questo aspetto, sperando che il coronavirus ci dia un po' meno problemi in futuro. Grazie per Speriamo. essere stato con Grazie noi. mille. Buon lavoro. Grazie.